non è mia, perché io l'avrò solo per il mio compleanno. Sfido tutti a indovinare che giorno è nei commenti. Vai, inquadrala ben da vicino. Fai rodere tutti quelli che non ce l'hanno, un po' come me. Ecco, ricordati che devi mettere a fuoco. Cioè, non si mette a fuoco da solo l'iPhone, purtroppo. Ah, sì. Adesso io non dovrei essere fuori. Clicca sullo schermo. Adesso dovrei essere a fuoco. E fuoco anche prima. Va bene, allora facciamo un po' più intelligente e normale. Allora, inizieremo l'unboxing della... Guarda che taglio perfetto, non ho tagliato una sega. Ok, questo è andato. Poi ce n'è solo questo? Si diventa cretini per aprire le scatole. Ah, ok, è tutto un trucco. Ah, che fatica ragazzi, ma non potete immaginare quanto pesa questa cosa. Vabbè. Abbiamo tolto l'involucro esterno, dove c'è la PlayStation da una parte, dove c'è l'immagine della PlayStation, dall'altra c'è questo. Qua di fianco, non c'è bisogno di guardare così da vicino. Invece sì. Qua di fianco ci sono i contenuti, ovvero la PlayStation, meno male, un joystick, gli auricolari, che sembrano quelli del Nokia 3310, un cavo HDMI per Zoom. Vabbè, il Welcome to the World of PlayStation, che dovrebbe essere le informazioni, presumo, il libretto illustrativo. Poi un USB e poi le cose della corrente. Non so l'USB che cazzo serve, presumo per il joystick, non saprei. E se no come lo ricarichi? Capito, ma chiamarlo USB sembra che c'hai USB, c'è il doppio cavo USB. Vabbè, penso che sia micro USB, quindi comunque... Sì, ma il joystick non è... Cioè, il cavo che ricarica il joystick non è un cavo USB. No, che cosa? È micro... sì, vabbè. Nel senso che da una parte c'è il jack per il... Per il joystick, visto? Wow. No. Cavolo, si vede che lo fai tutti i giorni. Vero, unboxing every day, proprio. Mi sono pieno di soldi, no? Ah! Allora... No. Prima vediamo questo. Wow, il packaging delle Sony. Sacchetto della... Il sacchetto della cookie. No, esatto. Dove ci mettete la verdura. Oh, se non altro, almeno la Sony ha capito che se fa le cose lucide vengono editate, quindi facciamo tutto mezzo pacchino. Allora, questo mettilo sul bianco, inquadralo sul bianco così si vede bene. Questo è il DualShock 4. Sembra il cazzo di riprese di un pacchetto porno. Allora, possiamo... Vabbè, gli analogici mi sembra siano più piccoli. Non ho l'impressione. Sono più piccoli. Vabbè, ci sono... Le frecce sono diverse. Perché non finiscono più a punta a punta, ma sono tipo più smussate. Sono meno squadrati. I tasti adesso sono quelli della Clementoni. Perché guarda che se sono sproporzionato al joystick, c'è il pad e sono i tasti grandi così. Vabbè. Poi c'è Leone R1, sono più stronzi e hanno fatto la forma di grilletti dietro per copiare un po' la Microsoft, perché non può essere sempre il contrario. E poi vabbè, qua in mezzo c'è il pezzo touch e questa dovrebbe essere la lucina che si illumina. Benissimo. Qua abbiamo Benvenuto all'univers PlayStation in francese, non so perché, però va bene. Vabbè, questo non ce ne è fatto un cazzo nessuno, c'era scritto che gli epilettici non possono giocare più di 40 ore al giorno. Poi scopriamo il mondo meraviglioso dei Lego.